Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi siamo in una postazione un po' più informale perché faccio il mio primo book tag. Sono molto emozionata e un po' in ansia, speriamo venga bene e speriamo vi piaccia. Il book tag che faremo oggi si chiama The Guilty Reader Book Tag e l'ho visto nel canale di Nocturnal Blaze, che se non conoscete ve la linko assolutamente, dovete andarla a vedere perché secondo me è veramente molto molto interessante e parla di libri che di solito non si vedono molto, visto che punta molto sui libri scandinavi e sul tutto il mondo scandinavo, perciò secondo me è un canale da vedere. Ve la linko nelle schede e vi lascio il suo canale anche nell'info box in modo tale che possiate andare a spulciare. Allora, il tag che facciamo oggi sarebbero le colpe di un lettore. È composto da 10 domande che vi lascio scritte giù nell'info box in modo tale che se volete rifarlo, le domande ci sono e magari taggatemi così posso venire a vedere anche le vostre colpe. Ma cominciamo subito con la prima domanda. Me le sono scritte tipo qui nel mio bellissimo libricino perché sono un po' all'antica, mi piacciono i fogli. Vabbè. Comunque, allora, la prima domanda è: hai mai riciclato un libro come regalo? Mi è capitato una volta solo perché mi era stato regalato un libro in doppia copia, cioè due persone diverse mi hanno regalato lo stesso libro, perciò uno, siccome poi il libro mi era effettivamente piaciuto, la copia in più l'ho regalata a mia volta, insomma, però non mi capita molto spesso di riciclare i libri che mi regalano. Seconda domanda: hai mai detto di aver letto un libro quando invece non l'avevi letto? In realtà no, perché cioè, cerco sempre di leggere, cioè cerco sempre di dire la verità sulla lettura perché non ha senso dire oh, di millantare di aver letto dei libri senza poi averli letti perché è sicuro che ti sgamano. Ed è proprio certo che qualcuno sicuramente che l'avrà letto ti dirà ma come non sai queste cose? Cioè il libro l'hai letto o no? Perciò cerco sempre di leggere e di dire la verità su quello che leggo perché non ha senso mentire sulla lettura. Se un libro non ti interessa, non ha senso fare finta di averlo letto. E anche per la scuola superiore, quando ci davano i libri da leggere, anche se magari qualcuno non mi è piaciuto, non mi diceva niente, ho sempre cercato di finirli i libri. Mi ricordo benissimo in seconda superiore che la nostra docente di italiano ci ha dato da leggere Lo scudo di Talos, che tipo mi ha annoiato tantissimo. Non riuscivo a finirlo, però l'ho finito perché insomma dovevamo essere valutati sulla lettura, perciò l'ho portato a termine, almeno avevo qualcosa in più di quei miei compagni che sono andati a vedere i riassunti su internet. Terza domanda. Hai mai preso in prestito un libro senza più ridarlo indietro? Assolutamente no. Se qualcuno mi presta un libro, cerco sempre di ridarglielo, magari con i miei tempi, e gli dico, boh, non so, non ho avuto tempo di leggerlo ancora, però li ridò sempre, anche se dopo un anno, ma il libro ritorna alla persona perché, nel senso, io sono molto molto affezionata ai miei libri e mi scoccerebbe che qualcuno non mi tornasse un libro. Non mi interessa che sia subito o nell'immediato, se poi il libro l'ho già letto, ma che mi ritorni, sì, assolutamente. Perciò anch'io, se qualcuno mi presta un libro, anche se dopo tanto, comunque glielo ridò, glielo riporto. E se non ho magari contatti con questa persona, cerco di contattarla finché non gli ridò il libro. Perché so che un libro può essere una cosa alla quale affezionarsi molto, perciò è sbagliato tenerselo. Se è di qualcun altro, come per i libri della biblioteca. Quarta domanda. Hai mai letto una serie non in ordine di pubblicazione? Non so perché ci sia questa domanda, perché non ha assolutamente senso leggere i libri a caso. Cioè, se c'è un ordine, la storia segue un ordine, per quale motivo dovrei iniziare dal quinto e tornare al primo? Cioè, non vedo il senso della cosa, insomma. Quinta domanda. Hai mai spoilerato un libro? Sì. Sì, e a diverse persone. Ma il libro che ho spoilerato è Anna Karenina, cioè tutti conoscono la storia di Anna Karenina, tutti sanno come finisce anche se non l'hanno letto, cioè è una di quelle storie che tutti conoscono anche se non si è letto il libro, perciò non pensavo di spoilerare, insomma, e invece ho spoilerato, mi dispiace, però
Però io pensavo che almeno una parte si conoscesse, cioè più o meno è come Harry Potter, tutti conoscono Harry Potter anche se non l'hanno letto, a meno del mio ragazzo che... vabbè. Sesta domanda. Fai le orecchie alle pagine? No, assolutamente no. E le persone che fanno le orecchie alle pagine mi irritano tantissimo. Piuttosto gli presto un mio scontrino che ho trovato in tasca per fare da segnalibro, ma non fate le orecchie alle pagine, ci rovinano i libri, cavolo. È sbagliato. Settima domanda. Hai mai detto a qualcuno che non possiedi un libro quando in realtà lo possiedi? Sì. Ma solo nel caso questa persona mi abbia chiesto di prestarglielo e io non mi fidi di quella persona, visto che mi è capitato di prestare un libro e che questo mi tornasse in condizioni disperate, tipo con co la copertina rovinata, le pagine strappate, sporche. Quello non lo sopporto, perciò se qualcuno mi chiede in prestito un libro che so di avere e la persona so che non tratta bene i libri, non glielo presto e gli dico non ce l'ho, perché non mi fido a prestarli, però altrimenti, cioè, se no, altrimenti, se qualcuno mi dice: "Ah, ma ce l'hai anche tu questo libro, l'hai letto?" Non vedo il motivo di dire una bugia, insomma. Non mi vergogno dei libri che compro e non mi vergogno dei libri che possiedo e dei libri che ho letto. Perciò, se qualcuno mi chiede se possiedo un libro perché vuole parlarne, allora sì. Se qualcuno mi chiede se possiedo un libro per prestarglielo, allora lì posso dire tipo no, non ce l'ho perché non mi fido molto delle persone e come trattano i libri. Ottava domanda. Hai mai detto a qualcuno di non aver mai letto un libro quando in realtà l'hai letto? No, perché non ha senso dire no, non l'ho letto. Cioè, se un libro l'hai letto, ormai l'hai letto. Perché dire una bugia sul fatto di non averlo letto? Non riesco a capire. Nona domanda. Hai mai saltato una parte di un libro o un intero capitolo? In realtà poche volte, magari se erano dei libri molto molto lunghi, alcune parti descrittive molto molto lunghe e pedanti le ho saltate, ma cerco sempre di evitare. Magari leggo più velocemente la parte, salto magari qualche parola, vado avanti veloce, ma non mi è mai capitato proprio di saltare in toto interi capitoli. Anche perché non ha senso, altrimenti il libro non l'hai letto, cioè ci cercavi un riassunto su internet per sapere di che cosa parlava. Che senso ha saltare interamente i capitoli? Questo no. Neanche quando appunto dovevo leggere dei libri per scuola. Decima domanda. Hai mai parlato male di un libro che in realtà ti è piaciuto? No, in realtà no, perché non ne trovo il senso. Cioè, se mi è piaciuto un libro, mi è piaciuto, e se a tutto il mondo non è piaciuto, non mi interessa. A me sì, perciò io ne parlo comunque bene. Poi si può discutere sul fatto che un libro piaccia o meno e sul come sia scritto, però non ho mai detto no, non mi è piaciuto, quando in realtà sì, perché non ne trovo assolutamente il senso. Bene, il video finisce qui. Commentate con le vostre colpe da lettore, sono molto curiosa di sapere quali sono le vostre. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!